Benvenute e benvenuti a questa masterclass dedicata alle decisioni. Io mi presento per chi non mi conosce, sono Alessandra Bolognese, sono una formatrice, una wave coach e mi occupo anche di ricerca del personale per un gruppo bancario. Quindi il tema delle decisioni e del cambiamento, sono delle tematiche, degli argomenti su cui ho modo di lavorare e confrontarmi molto, per questo sono al centro di questi quattro incontri che dedicheremo a questi temi. Oggi definiamo la puntata zero, la puntata introduttiva in cui parleremo dei contenuti che andremo ad approfondire e anche di alcuni strumenti che potremo portarci a casa. Quindi mi prendo qualche minuto per descrivervi anche il perché ho scelto questo tema e poi andremo ad esplorare insieme gli argomenti degli incontri successivi. Quindi perché la decisione? Intanto, come persone, come esseri umani, tutti i giorni ci ritroviamo a prendere delle decisioni, a decidere. A volte lo facciamo in maniera molto consapevole, altre volte prendiamo delle decisioni che sono anche più automatiche, più veloci. Però è un tema su cui quotidianamente ci confrontiamo. Quindi l'essere connessi con noi stessi, l'essere anche presenti a noi stessi e sapere che cosa stiamo facendo diventa importante perché poi le decisioni hanno un'influenza fortissima sulla nostra vita e anche sulla vita, sul contesto in cui noi stiamo vivendo, quindi sul contesto lavorativo, sul contesto familiare. Quindi questo è un primo tema importante. L'altro è che il tema del decidere, dello scegliere, ci distingue moltissimo da quello che è il regno animale, quindi dal mondo animale, in quanto proprio riporta la nostra natura di esseri umani. Ripeto spesso proprio il concetto di esseri umani perché credo che in questo momento storico, in particolare che stiamo vivendo, dobbiamo porre sempre di più l'attenzione su quelle caratteristiche che abbiamo e che riescono anche a distinguerci dall'intelligenza artificiale che poi noi stessi abbiamo creato e creiamo e da tutta l'altra parte del mondo, appunto il mondo animale con cui spesso ci confrontiamo. Quindi la decisione è una caratteristica fondamentale che ci contraddistingue. Altro elemento importante, è anche relativo al momento che stiamo vivendo, quindi a come quotidianamente noi decidiamo, spesso influenzati molto dall'esterno, quindi dalle notizie, dalle informazioni. Un tempo avevamo i mass media, li chiamavamo così, da cui attingevamo informazioni. Oggi probabilmente il feed di un social network può avere un potere su di noi molto molto più grande di quello che avrebbe avuto un giornale qualche tempo fa. Non sempre siamo consapevoli di questo potere, non sempre riusciamo a capire in che modo ci sta influenzando. Quindi quanto conta il contesto in cui viviamo, la realtà in cui siamo calati e quanto possono influenzare le nostre scelte. Quindi questo è un altro perché molto importante, anche per cercare di sviluppare delle competenze che in questo momento possono permetterci anche di padroneggiare, diciamo, guidare anche la tecnologia nelle scelte che facciamo. Un altro tema è anche legato a quello della responsabilità, quindi perché parliamo di decisioni? Perché dietro ogni decisione c'è una responsabilità. E sicuramente il momento che viviamo ci porta anche a forse a volerci allontanare dalla responsabilità. Abbiamo delle app che ci consentono di capire che tempo farà domani, che vestiti dovremo indossare, quanto traffico troveremo in autostrada, quanta fila troveremo a fare la spesa. Quindi cerchiamo di ottenere sempre dei grandi vantaggi nelle scelte che facciamo grazie alla tecnologia e probabilmente cerchiamo sempre più agio e quindi ci allontaniamo sempre di più anche dal concetto della responsabilità. Quindi tendiamo, anche forse come generazione, qui è un discorso un po' macro, a non assumerci la responsabilità o a non volerla subito, ma a delegarla magari al di fuori di noi. Quindi questo è un altro perché che mi ha spinto a trattare questo tema. Un altro elemento importante, quindi anche in termini di cosa possiamo portarci a casa, quindi anche come strumenti, sicuramente non ho delle ricette o dei modelli, ecco, che possano essere validi per prendere delle decisioni, ma cercheremo di capire cosa succede dentro di noi quando stiamo per prendere una decisione, quindi quali influenze, anche quali tempeste a livello di neuroni si possono attivare dentro di noi e che ci possono anche distrarre dalla decisione che stiamo prendendo. Quindi una connessione più profonda
con noi stessi, con il nostro sistema di valori e anche con il nostro perché, il nostro scopo. Nel momento in cui noi siamo connessi, quindi al perché stiamo facendo qualcosa, riusciamo a capirne anche il valore e probabilmente a prendere una decisione che sia sostenibile nel tempo, quindi non una decisione che nell'arco di qualche giorno ho già rimesso in discussione, ma attingendo alle emozioni e anche ai nostri pensieri, riusciamo a minimizzare, diciamo, il rischio di decisioni che non siano per noi vantaggiose. E quindi questa prima parte è relativa sicuramente alle motivazioni che mi spingono a trattare questo tema. Adesso andiamo a vedere anche quali sono gli elementi che nei vari incontri andremo a trovare. Nel primo parleremo anche di una classifica delle decisioni. Si possono classificare le decisioni, comunque ci sono decisioni diverse che ci possono mettere in difficoltà, quindi le decisioni complesse, quelle difficili, quelle di cui non se ne può fare a meno. Oppure a volte delle decisioni come molto semplici, molto banali, che però a me personalmente mettono molto in crisi. Ad esempio, l'altro giorno ero al supermercato a comprare la farina per impastare la pizza e questa semplice decisione molto banale mi ha letteralmente gettato in crisi, perché si è verificato qualcosa che adesso andrò a raccontarvi. Scegliere la farina per la pizza è diventata davvero un'impresa perché la quantità di farine a disposizione è davvero molto, molto ampia. Quindi un tempo probabilmente c'era la farina bianca e la farina più scura e quella meno raffinata e quella più raffinata. Adesso vi sfido ad andare davanti ad uno scaffale con le farine e non è facile se non hai naturalmente le idee chiare, quindi non sei affezionata ad un determinato prodotto. E in quel momento la mia mente ha provato a processare la qualità di tutte le farine che erano posizionate sugli scaffali, ma avrei dovuto leggere le etichette presenti dietro ogni confezione, quindi questo non era fattibile. Ho scelto la farina della pizza semplicemente basandomi sul ricordo di una mia amica che mi aveva detto che era stata poco bene mangiando la pizza impastata con quel determinato tipo di farina, che adesso naturalmente non dirò perché altrimenti genererò in voi la stessa reazione. Quindi che cosa ho fatto? Ho scelto utilizzando quella che in gergo si chiama un'euristica, diciamo un bias cognitivo, una scorciatoia, cioè la mia testa ha scelto quel tipo di farina basandosi sul ricordo di un racconto che avevo avuto rispetto a quel determinato prodotto. Quindi non ho scelto su una base statistica, quantitativa analizzando le informazioni, perché ahimè il tempo per fare la spesa naturalmente è poco, come il tempo che spesso abbiamo nella gran parte delle decisioni che prendiamo. Non sempre riusciamo a dedicare tutto il tempo che vorremmo ad ogni decisione, altrimenti non dovremmo vivere. Quindi anche il tempo che noi abbiamo è un elemento importante che spinge la nostra testa spesso quindi a fare una selezione molto veloce basata su delle scorciatoie. In quel caso io ho utilizzato proprio una scorciatoia che si chiama euristica della disponibilità, quindi ho scelto sulla base del ricordo che avevo disponibile nella mia testa e gran parte delle scelte che facciamo le facciamo proprio basandoci su queste euristiche. Quindi il primo incontro è proprio dedicato alle scorciatoie che utilizziamo, sono tantissime, numerosissime, non le vedremo tutte, vedremo quelle più importanti e anche quelle più frequenti che noi potremo sicuramente incontrare. Come si possono superare? In realtà le possiamo lasciare anche tranquillamente lì, ne abbiamo bisogno di utilizzare le euristiche. L'importante però è capire quando noi le stiamo utilizzando, quindi sapere che stiamo decidendo con un'euristica e quali possono essere i rischi che noi utilizziamo. Secondo incontro parleremo di che cosa? Delle emozioni, perché fino a poco tempo fa, probabilmente anche la psicologia della decisione ci diceva che quando noi decidiamo, quindi quando scegliamo tra alternative, perché la decisione che cos'è? È una scelta tra più alternative, più opzioni che abbiamo a disposizione per ottenere un vantaggio e minimizzare naturalmente una perdita. Quando noi ci troviamo a scegliere, fino a poco tempo fa si pensava che lo facessimo in maniera molto razionale, utilizzando anche la logica aristotelica. In realtà negli ultimi anni sappiamo, anche grazie agli studi che sono stati fatti in questa direzione, che le emozioni hanno una parte importante nelle decisioni che prendiamo. In particolar modo ce n'è una che è quella sicuramente con cui abbiamo più a che fare, che è la paura. Quindi
Quindi quando stiamo decidendo, sicuramente la paura e vari tipi di paure che possono apparire ci guidano tantissimo nelle scelte magari più conservative che facciamo o nelle scelte più audaci. E qui mi viene in mente mio figlio che lo scorso anno, poco prima di iniziare una lezione in piscina, a un certo punto si bloccò, non riuscì a fare questa lezione e tornò a casa. Quando siamo tornati a casa, gli ho detto cosa è successo, cercando di capire quale fosse il motivo di questo blocco. Lui mi ha detto: ho paura, io non mi butterò in piscina perché sento una fortissima paura. Allora, utilizzando anche qualche domanda del coaching, ho iniziato a cercare di capire come potessi aiutarlo, dove senti la paura, quanto è alta la paura. E in un attimo lui mi ha zittito dicendomi: così mamma non mi aiuti, se vuoi che io superi la paura, devi parlarmi del coraggio e non della paura. Ecco, questa risposta sicuramente in un bambino così piccolo è una risposta che probabilmente è stata anche illuminante per me, perché spesso anche nel cercare di superare una paura, io stessa mi sono molto concentrata su quanto fosse grande la paura e di che cosa avessi paura, e non ho facilmente lasciato spazio al coraggio. Quindi, che cos'è effettivamente il coraggio? Vuol dire nascondere la paura o vuol dire guardare in faccia la paura? Poi il coraggio ha una radice molto bella che lui ha tirato fuori in quel momento a cui io non stavo pensando, viene proprio da cor, che in latino vuol dire cuore. Quindi proveremo ad esplorare la dimensione del coraggio quando siamo di fronte a scelte che effettivamente, come in un tuffo in piscina, ci possono immobilizzare. Quindi parleremo di emozioni, parleremo di valori, parleremo appunto di scopo personale, che non è facile sicuramente da trovare, però di fronte alle decisioni importanti, che non sono appunto il gusto del gelato, la farina per la pizza, o le decisioni che hanno un'influenza nella nostra vita, quanto è fondamentale essere consapevoli del nostro sistema di valori e di cosa effettivamente vogliamo. Poi lasceremo spazio nel terzo incontro ai nostri sistemi di pensiero, perché ci sono le emozioni, ma bisogna sicuramente ascoltare anche i nostri pensieri. Abbiamo dei pensieri che sono più veloci, più istintivi, quindi ci portano subito a fare delle scelte che a volte si basano sull'intuito. Ecco, anche l'intuito ha un valore importante in alcune scelte che possono essere prese nell'arco di pochi secondi e possono davvero rivelarsi scelte giuste se abbiamo la capacità di attingere all'intuito. E poi invece ci sono dei pensieri che sono sicuramente più lenti, si definiscono proprio sistema lento, sistema più meditato, riflessivo. E come possiamo fare per attingere anche a questo tipo di pensieri? Perché il nostro nemico oggi è sicuramente la velocità che ci porta, che spesso scambiamo anche per efficienza, quindi sono quante più cose riesco a fare anche contemporaneamente, tanto più riesco ad essere efficiente. Però questo fa sì che noi non ascoltiamo assolutamente quella parte della nostra mente da cui hanno origine i pensieri più lenti, e quindi ci concentreremo su questo. Nell'ultimo nostro incontro invece andremo ad affrontare quanto possa essere facile, non è facile naturalmente, però se è possibile fare una previsione delle nostre decisioni. Quindi, avendo più opzioni a disposizione, noi possiamo provare a prevedere quello che accadrà. In realtà non c'è per questo un'app, non c'è un sistema, non è stato ancora creato, altrimenti non saremmo qui a parlare del mistero delle decisioni, però possiamo provare a concentrarci su effettivamente la capacità di iniziare a fare delle previsioni. Quindi questa è una competenza che per il futuro sarà sempre più importante a livello umano, quanto riusciamo a prevedere, quindi quanto riusciamo a valutare le informazioni che abbiamo a disposizione. Abbiamo detto che ne abbiamo tantissime, quindi una delle nostre capacità sarà riuscire a capire quali sono le informazioni utili e quali quelle inutili. La capacità quindi poi di scegliere tra alternative e la capacità di riuscire a fare delle previsioni. Oggi le previsioni naturalmente le facciamo sulla base di quello che noi conosciamo, ma sappiamo che in un momento anche di incertezza come questo,
non sempre vince ciò che noi effettivamente conosciamo, cioè il mondo per come lo abbiamo conosciuto oggi. Però sicuramente se iniziamo a creare anche dei modelli di previsione, questi ci possono aiutare basandosi sull'esperienza che noi abbiamo. Un altro elemento, l'ultimo, mi piace pensare, e qui mi riconnetto al primo motivo, al primo perché con cui sono partita, cioè al fatto che la decisione si lega molto al nostro DNA di esseri umani. Mi piace pensare che noi diamo importanza alle scelte grandi, non so, l'idea di cambiare lavoro, cambiare città, comprare casa, sembrano quelle scelte che ci mettono anche più in difficoltà, e pensiamo che invece le altre scelte, quelle quotidiane, non richiedano tempo ed attenzione, ma noi generiamo noi stessi e diventiamo noi stessi proprio non solo attraverso quelle scelte più grandi, ma anche attraverso le scelte piccole di tutti i giorni, e per piccole intendo scelte che magari riusciamo a reiterare nel quotidiano. Quindi definiamo il nostro, la nostra identità proprio attraverso le scelte di tutti i giorni, dove è utile avere sempre un buon livello di attenzione e di connessione con noi. Quindi anche l'attenzione è un altro elemento che andremo ad approfondire, perché noi la disperdiamo tantissimo durante la nostra giornata, nelle mille attività e nelle connessioni appunto che abbiamo. E spesso ci dimentichiamo il fatto che ogni decisione può cambiare la nostra vita, ma attenzione, può avere un'influenza anche sulla vita degli altri. E quindi quanto più riusciamo a percepire l'influenza, il potere che abbiamo anche come singole persone, tanto più questo poi aumenta anche la nostra capacità di leadership. E oggi volevo concludere anche con un'immagine che per me è emblematica rispetto al concetto di scelta, un'immagine che adesso parla da sola e che ho sempre conservato un po' nei miei occhi, nel mio cuore. Perché, scusate, è un'immagine che quando parliamo di scelte chiama in causa il concetto di scelta, anche se diverso da quello di decisione, e il concetto di responsabilità. E conoscete sicuramente tutti questa immagine, che è quella di Piazza Tiananmen del 5 giugno 89. E cosa accadde in quella giornata? Era la giornata successiva all'inizio delle rivolte proprio in Cina, a Pechino, e questo sconosciuto, non sappiamo nulla di lui in realtà, quindi per questo è anche interessante riflettere su questa immagine, perché purtroppo dopo quell'episodio non si è saputo più nulla di questa persona, probabilmente uno studente. Qualcuno ha pensato fosse uno studente, ebbe il coraggio, chissà, o forse aveva paura di qualcos'altro, non lo sappiamo, però decise di opporsi a quattro carri armati che stavano procedendo e riuscì a fermarli. Sicuramente quindi una decisione probabilmente non razionale, forse istintiva, sarebbe bello poterne parlare. Però riuscì a bloccarli, e questa foto naturalmente è diventata famosissima. Ci sono anzi cinque versioni di queste foto, e quella che vi mostro è una dei cinque fotografi che hanno immortalato questo momento. E il Times, qualche tempo dopo, nel 98 se non sbaglio, proclamò quest'uomo come uno tra le 100 persone più influenti del XX secolo. Il tutto avvenne nell'arco di pochi secondi, quindi lui decise con questa scelta, con questa azione, di diventare anche il simbolo di tutti coloro che ebbero il coraggio probabilmente di opporsi a qualcosa che era stato già deciso e che era anche molto, ma molto più grande di lui. Quindi chiudo con questa immagine e invitandovi a riflettere, magari a condividere la prossima volta cosa c'era nel cuore di quell'uomo, cosa sentiva, con che emozione si parò davanti ai carri armati, e chissà che cosa pensò. Naturalmente sono riflessioni che possono generare un confronto, perché non avremo la risposta. E lui è sicuramente un eroe, ma sicuramente l'altro eroe fu anche il pilota del primo carro armato che insomma si fermò.
e forse anche il fotografo, i vari fotografi che ci hanno consegnato questa foto che prendo appunto come emblema del potere che una decisione può avere non solo in quel momento, ma può durare poi tantissimi anni. Quindi la storia da questo punto di vista ci insegna molto. Ora chiudo la condivisione, torno qui da voi e mi auguro di rivedervi. E quindi per iniziare questo percorso insieme vi ho illustrato a grandi linee gli argomenti che andremo a trattare. Grazie mille per la vostra attenzione e ci vedremo nel nostro primo incontro la prossima volta. Buona giornata e buon pomeriggio.